Sono stati 828 i progetti europei finanziati in Italia sul bando LIFE nei 25 anni di vita di questa programmazione, per un valore complessivo di 1 miliardo e 200 milioni di euro. Un risultato molto importante che colloca l'Italia al primo posto in Europa insieme alla Spagna per l'utilizzo del programma europeo LIFE. Se ne è parlato a Torino durante una giornata dedicata al 25esimo anniversario del programma LIFE, organizzata dalla città metropolitana di Torino, che fin dalla programmazione 2000-2006 ha partecipato con impegno e successo ai bandi in tema di ambiente, tutela del suolo libero, pianificazione territoriale. LIFE è uno dei programmi più seguiti e quindi in cui l'Italia ha un peso maggiore da questo punto di vista. Quindi nel tempo abbiamo imparato ad utilizzare questo tipo di programmazione. Il problema importante è che dovremmo fare di più. Dovremmo fare di più sia da un punto di vista dell'utilizzo di questi importantissimi strumenti europei, e dall'altra parte dovremmo essere un po' più seguiti dal mondo dell'applicazione, e della politica in particolare, perché da questi programmi, da questi progetti, si ottengono dei risultati che potrebbero farci correre in maniera veramente efficace nei confronti dell'adattamento ai cambiamenti climatici, del miglioramento della qualità della vita dei cittadini e quindi anche di impostare nuove forme di economia come l'economia circolare che darebbe una marcia in più. Facciamo abbastanza in Italia e anche in Germania, posso chiederle, per sfruttare al meglio la programmazione europea? Ma in Italia veramente non lo so così bene, lo so solo dalla Germania dove lavoro io per la regione di Stoccarda, che ovviamente si dà molto da fare per quanto riguarda tutti questi programmi, sia vincolanti e non vincolanti. Vincolante nel senso che ci diamo molto da fare per quanto riguarda la protezione del suolo e ci diamo anche molto da fare per quanto riguarda poi tutta la valorizzazione delle strutture verdi. Oggi festeggiamo, celebriamo i 25 anni del programma LIFE e parliamo in particolare di tutela del suolo libero. In Italia questo è un problema molto sentito. In Germania come sta il suolo? Ma anche in Germania ci sono questi obiettivi di fermare la consumazione del suolo. Solo visto che adesso con l'immigrazione e con le esigenze dell'industria, dell'economia, è cambiato un po' la meta perché si vede che l'abitazione manca dappertutto, manca anche il posto per l'industria del futuro. E così un po' c'è sempre questo, si cerca sempre il compromesso di quello. Come dobbiamo fare, dove mettiamo le zone edificabili, dove mettiamo quello che abbiamo bisogno, però sempre tenendo conto allo spazio libero e questo secondo noi funziona con la valorizzazione, no? Mettiamo più valore nelle zone edificate e mettiamo più valore nelle zone verdi.